chi si mette in questo sport è perché prima di tutto ama la montagna e soprattutto rispetta la montagna. Chi fa questo sport sa che noi siamo solo parte di una natura dove la fa la padrona lei. Se noi sappiamo rispettarla arriviamo sicuramente lontani. Le persone hanno bisogno di scavare dentro se stessi e capire un po' in realtà chi sono. A volte e spesso si arriva anche a scoprire i propri limiti e questo è bellissimo, perché se tu poi saprai accettare i tuoi limiti sei una persona nuova e soprattutto più grande. En mano. Te digo que para el año que viene creo que esta puede ser una carrera distinta porque es un trazado bastante técnico. Más de uno puede pensar que aquí se viene a correr y se va a encontrar con un trazado exigente a tope, muy muy exigente. Senderos duros de correr no mucho, pero que quien es muy técnico va a disfrutar muchísimo. Paisaje fantástico. Abrumador, porque son unos valles fantásticos, y si vienes con fuerza y te quedan en los 30 últimos kilómetros, pues puedes ganar muchos puestos porque es la parte más corrida de la carrera. All'inizio non pensavo che fosse così dura, effettivamente conoscevo il sentiero dell'Orobie fatto su varie tappe, su vari pezzi, ma concatenarlo tutto così, soprattutto con tanti amici, è stata veramente un'esperienza indimenticabile. Il percorso integrale sarà veramente duro, ci sono molti tratti che prima di tutto saranno da sistemare come sentiero, però credo che uscirà una tra le gare più dure in Italia. Sono autostrade, sono sentieri di montagna dove però esiste un fascino che secondo me in pochi posti in Italia troviamo. Abbiamo delle montagne che possono sembrare delle Dolomiti, delle colline spettacolari, abbiamo proprio una varietà molto bella di montagne. Quindi sono sentieri molto tecnici, molto a volte difficili, esposti, però sono le Orobie. Uno se accetta di venire a correre in questo posto deve sapere che le Orobie sono così.